Siamo a dicembre, come ogni anno la città di Pesaro si veste di addobbi e di luci in un clima sereno, disteso, allegro. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si è ritrovata qui all'Hotel Charlie in Viale Trieste per fare un caloroso augurio di Buon Natale e di buone feste a tutti i suoi giocatori, staff, coach, ma anche a tutti i suoi consorziati, elemento imprescindibile per la crescita di questa società. Ecco, andiamo ora a sentire le parole dei protagonisti su questo appuntamento. Da almeno 12 anni, i proprietari sono i consorziati, che in questo momento sono 33 e che sostengono generosamente la società e ci mettono anche passione e anche molto entusiasmo. Quindi sono risultati molto importanti. Il totale fra consorziati e sponsor è 135, questo è l'ultimo dato, quindi ci fa ben sperare anche per il futuro. Credo che questa sera sia una serata di festa. Natale ormai è vicino, anzi è quasi arrivato, quindi è bello farsi gli auguri tra tutti quelli che ci danno una mano, tutti i nostri collaboratori, tutto il mondo VL. Quindi questa sera l'importante è questo. E poi c'è il campo si lavora ogni giorno per migliorare sempre. Ma le complicanze ce ne sono sempre, io la valutazione della squadra la farò a fine stagione, farla adesso sarebbe inopportuno, la faremo a fine stagione o comunque direi che ancora non siamo neanche a metà campionato, quindi vediamo un attimino, ancora presto. La squadra è consapevole di pregi, difetti, limiti, sappiamo bene chi sono gli altri, stiamo lavorando con forza quotidianamente e sappiamo benissimo che certi miglioramenti vengono col lavoro, col tempo. Capisco che si vogliono ottenere velocemente, però noi abbiamo un quadro molto chiaro, forse siamo quelli che ce l'abbiamo più chiaro di tutti su cosa vuol dire anche affrontare questo campionato, ma ci stiamo lavorando e ci lavoreremo. Indubbiamente nelle prossime partite dobbiamo non solo alzare il livello di prestazione ma anche portare a casa il risultato, indubbiamente. Le diverse uscite che ha fatto da quando è main sponsor ha sempre ribadito questo obiettivo delle Final Eight, è presente anche per questa stagione? Ma allora, l'obiettivo non è solo quello delle Final Eight ma anche quello dei playoff. Io quello che ho sempre detto in questi anni è che come basket italiano oggi il format che dove secondo me la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro oggi poteva e potrà essere più competitiva è il format delle Final Eight, quelli degli scontri diretti, perché per ovvi motivi, come tutti sappiamo, non abbiamo a oggi magari una squadra pronta ad affrontare più scontri come nei playoff. Le Final Eight è un format bello, vincente, intenso, che si gioca in 2-3 giorni, è un obiettivo ancora vivo, ancora raggiungibile e io spero che la squadra ce la metterà tutta per ottenere almeno questo risultato quest'anno. Un arrivo che ha scaldato il cuore dei tifosi della Carpegna Prosciutto, l'arrivo di Andrea Cinciarini. Ho iniziato a conoscere gli schemi, l'allenatore, cosa vuole, i ragazzi, i miei compagni. Ho provato a stare in panchina dal vivo la prima partita e quindi a vedere l'ambiente. Ed è un ambiente sinceramente dove al di là della situazione attuale, che non è delle migliori, però di sicuro avere tanta gente al palazzo è stato per me molto bello. Io che sono pesarese, io che sono parte anche di questa città e che voglio veramente dare tutto me stesso per cercare di creare un qualcosa di magico e riportare comunque quell'attenzione che Pesaro che deve avere, è soprattutto una città che vive di basket, voglio che ritorni l'entusiasmo. L'entusiasmo lo ricrei oltre a vincere, anche giocando duro, anche giocando insieme, anche tirando fuori la famosa tigna pesarese che magari in pochi conoscono, ma che io che sono pesarese la conosco molto bene.